biomasa attiva e después puede mirar también la técnica de la escultura del vidrio macizo que le vas a poner. Ah, si qua potete tranquillamente fare foto e video, aquí se puede sacar foto e video. Ok, well, my name is Giorgio, the gentleman is the master, the name is Dino. Now Dino start to give you a little demonstration, start to shape a couple of pieces with two different techniques. The first one is the blowing technique and the second one is a solid technique. Ok, if you want to take a picture, it's allowed. Allora, qualche informazione un po' sulla nostra lavorazione. Il vetro è fatto con sabbia silicea. Okay. Sabbia silicea, soda potassio, mescolate tutto assieme, messo all'interno del forno a una temperatura di 1500 gradi, fonde e diventa vetro. Adesso la temperatura del forno è sui 1050 gradi più o meno, okay? Perché 1500 è troppo soffice. Quindi bisogna trovare la temperatura giusta per poterlo lavorare. Come state vedendo, il maestro ha soffiato all'interno della canna per iniziare a fare il lavoro e infatti, come vedete, è tutta una produzione fatta totalmente a mano. Okay, non si utilizzano stampe o macchine, ma c'è solo la canna di ferro, delle pinze e delle forbici. Tutto qua. Okay. Allora, la materia prima per essere il vidrio è sarina. Arena silicea, soda e potassio, tutto junto all'interno dell'orno a una temperatura che sale a 1500 gradi centigradi fonde. Después queremos que trabajarlo más o menos 1050. Como puede mirar, todo trabajo es hecho a mano. El maestro utiliza solamente la pipa de hierro, la pinza y la tierra, nada más. The basic composition to get a glass is a silica sand. Okay, silica sand, soda, potassium, antimonium, this is the basic composition. The melting temperature inside the oven is 1500 degrees centigrade. And now the temperature inside the oven is 1050 degrees centigrade. The production is completely handmade. We don't use them for machine, but just the pipe, sheet syrup and pieces. Come avete appena visto, il maestro ha dovuto riscaldare il pezzo all'interno del forno perché la temperatura quando scende sotto più o meno i 700 gradi centigradi, ok, il vetro diventa solido, quindi deve essere riscaldato per continuare la lavorazione. Come avrà visto usted, il maestro ha posto otra vez la pieza all'interno dell'orno perché il vidrio si infria molto rapido, no? Quando la temperatura más o meno sale a 700 gradi centigradi, chiediamo che riscaldi il carro. Ecco qua, oggetto terminato, un applauso. E adesso